Salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e ringrazio i colleghi del CTS di Roma che mi danno questo spazio perché all'interno di questa mission che come operatore storico dei centri territoriali insieme ai colleghi di Roma ci siamo sempre occupati di cercare di garantire strumenti tecnologici di grande accessibilità. Ecco, io in particolare mi sono preoccupato molto della ricerca sull'open source e ancora adesso nell'ambito della mia attività di formatore e anche di stimolo alla ricerca e all'invenzione di soluzioni andrò a raccontare quello che siamo riusciti a mettere in campo a servizio di questa missione, appunto in una scuola che grazie anche alla comunicazione aumentativa alternativa riesce a parlare a molti senza escludere nessuno. Allora, io oggi parlerò in pochissimo tempo degli strumenti che abbiamo sviluppato a servizio di questa missione, appunto. Già in questa prima diapositiva che ho presentato, che ho preparato, si vede Ara Word, programma libero che abbiamo trasformato per renderlo più utilizzabile, Simca, l'evoluzione di Ara Word sul web e Sussidiario per immagini, che è un portale che ho pensato per poter divulgare delle tavole ad alto livello di inclusione. Parlerò anche a nome di Oscar Pastrone che mi ha dato questo incarico per quel che riguarda Simca e cercherò in brevissimo di darvi un panorama e degli elementi per poter eventualmente approfondire delle conoscenze che sicuramente non riuscirò a chiarire, ma tratteggiandole e dando quasi un pizzicotto di conoscenza che permetterà a voi tutti di poter, se volete, andare a cercare di capire meglio di cosa stiamo parlando. Ecco, queste presentazioni sono due presentazioni piccole, le lascerò agli atti, chi vorrà collegarsi toccando i link e saperne di più potrà farlo. Ecco, tutto parte da Arasac. Arasac è un progetto in Spagna che ha sviluppato, un sistema simbolico Creative Commons che noi possiamo utilizzare, tutti possono utilizzare, ci sono anche molte app per lo smartphone e tablet gratuite che permettono questo, una in particolare è RhythmiTalk, e questo sistema simbolico noi abbiamo potuto utilizzarlo negli sviluppi che racconterò. Ara Word è il programma che hanno utilizzato loro, che hanno messo in rete, e grazie a questo programma, appunto, Ara Word, noi possiamo utilizzare il sistema simbolico. In realtà è un piccolo elaboratore testi, come i programmi che sono molto conosciuti, che permette di scrivere per immagini, poi dopo eventualmente catturare le stringhe, catturare le immagini, catturare quello che si vuole, plastificarle, fare dei PDF, eccetera. Qui c'è il link. Noi abbiamo preso questo programma che era grezzo, non permetteva alcune cose, tipo il cambiamento di parola. Aveva dei problemi il programma, siamo riusciti con un piccolo crowdfunding e un finanziamento da un CTS, mi sembra di Biella, a fare questi cambiamenti e metterlo online. Giusto per dire la mole dei download, intorno ai 10.000 dalla rete. Questo per dire quanta gente si avvale oggi di Ara Word. È un programma facilissimo da usare, adesso ve lo faccio vedere. La casa di mamma è. Qua già ho cambiato la cosa, è al mare, l'immagine è stata cambiata. Come vedete, basta scrivere, è chiaro che deve incontrare i pittogrammi che ci sono, ma si possono mettere anche dei pittogrammi nuovi che vanno ad implementare il database residente nel PC. Quindi è un programma semplicissimo da usare, ma un sacco di problemi. Il sistema simbolico è fisso nella macchina. Non ha una buona sintesi vocale, non ha una buona esportazione in PDF, però comunque si possono fare moltissime cose. Ara Word, come dicevo, è un programma residente nel PC e quindi tutto quello che si fa resta nel PC, si implementa, aumenta le immagini, aumentano i lemmi, le parole, ma resta tutto nel PC. Allora abbiamo pensato, rendiamolo portabile, su una chiavetta formattata NTFS si può installare Ara Word portabile, si scarica sia dal mio sito,
fusillo-francesco.it, sia dal sito di ISO di Linux. Qui ci sono anche le guide su come funziona. Cliccate sulla presentazione. Il bello di questo portabile è che io posso replicarlo tante volte quanto mi serve per ogni ragazzino che ho, e tutte le implementazioni e i cambiamenti personali restano sulla chiavetta e possono essere copiati. Funziona benissimo, ovviamente bisogna leggersi nelle istruzioni alcune condizioni sia legali d'utilizzo, sia tecniche di utilizzo. Però comunque è uno strumento residente, è uno strumento che sta nel PC, non ha una circolarità con i servizi. Questi sono i link alle presentazioni che lo raccontano come funziona. Ecco che nasce Simca. Dopo una serie di riflessioni fatte con Oscar, il programmatore che ci ha seguito in questa operazione, che fa parte appunto dell'associazione Open Lab ASTI, e abbiamo pensato che l'unica soluzione era andare sul web, perché il web avrebbe permesso la circolarità delle attività didattica, scuola, famiglia e anche riabilitazione se c'è. Con un sistema che assomigliasse molto a Raw Word, che però superasse tutti i problemi di versione, sistema operativo, e che andasse su qualsiasi oggetto, dal PC al tablet, allo smartphone, quello che c'è. Perché il linguaggio è un linguaggio del web. Ecco che è un'applicazione web, si appoggia sempre sulle stesse immagini, esporta il PDF, c'è un ambiente tipografico e legge, mi legge benissimo. Il problema è che io mi sono posto, invece da insegnante, è che bisogna insegnare a scuola, quindi l'accessibilità non può essere che io faccio delle cose in comunicazione con le immagini e gli altri come la mettiamo, specie nella scuola dell'obbligo. Si può fare, si può fare. Ci siamo riusciti, abbiamo scommesso su questo e abbiamo inventato il sussidiario per le immagini. Cioè, stiamo mettendo dentro delle tavole man mano che arrivano dai colleghi che fanno dei corsi, insomma, le guardiamo un pochino. E questo è lo staff, sono io, Oscar e la dottoressa Zana, che avrete il piacere di sentire, o l'avete già sentita. E cosa c'è nel sussidiario per immagini? Delle tavole comunicative, delle tavole didattiche sui vari argomenti. Quindi possono fruirne bambini che hanno difficoltà complesse di comunicazione, però possiamo usarle anche in classe. Questa è una tavola fatta da un insegnante di seconda media che ha 3-4 extracomunitari, un paio di BES, non so quanti DSA. E quindi lei ha declinato il discorso dei colori anche per immagini e si è sorpresa di come si poteva comunicare questo argomento anche con le immagini. Questa invece è una tavola un po' più complessa, è sulla seta che fa sempre parte del sussidiario per immagini, c'è cioè un database, si cerca o l'argomento o la materia. Il bello è che io posso mettere oltre le immagini. Usando Simca nell'ambiente typo, però esportandolo usando un sistema, usando Draw, che impagina ancora meglio, il PDF che esporta, ma questo non è un corso, sono insomma giusto per capire le tavole che posso creare, come qua vedete, c'è del testo, ci sono immagini, ci sono i pittogrammi. Posso mettere addirittura dei video collegati, l'esportazione è in PDF, e posso anche creare il dimensionamento variabile delle immagini, come vedete. Quando voglio dare enfasi a un'immagine, la ingrandisco, è come mettere il grassetto su un testo che vado a scrivere. Se voi guardate, io sposto la manina e si vede un collegamento. Avete visto? È perché questo collegamento porta al web e il PDF fa partire un video che parte nel punto in cui si vuole spiegare quella roba che c'è lì. Per esempio il bruco che si mangia la foglia, e poi un test di comprensione per i ragazzi normali, voglio dire, per essere un po' pressapochista, che hanno seguito questo argomento e che possono fare anche una verifica su quello che si fa. Questo è un esempio di una lezione accessibile di una seconda media, per esempio, che ha fatto un insegnante di tecnica. E questa invece è una tavola interattiva di Open Board, e adesso io la lancio, spero che vada. Eccola qui che è partita. Praticamente in questa tavola c'è testo per immagini, ci sono immagini, addirittura c'è anche un video che va a spiegare. Adesso ve lo faccio partire, il programma ha un piccolo baco che riguarda i video. Open Board è un programma open source anche quello. Come vedete è scritto sia con testo sia con immagini e anche con video. Se voglio farlo capire che c'è tanta acqua sulla terra, basta fare un video e farla girare, lo capiamo benissimo. Bravo!
Bambino che sposta gli oggetti per andare a spiegare che ha capito, questo va qui, questo va lì, dove si vive con l'acqua dolce. Ecco, altri video, qua il ciclo dell'acqua, bambino mette a posto le immagini per capire che ha capito, le mette nella giusta sequenza, se ha capito le mette nella giusta, se no riguarda il video, che è questo. Vado velocissimo perché in 10 minuti dovrei spiegare un po' tutto, anzi lo chiudo e lascio le cose un po' in sospesa, ma per dire dove si può arrivare con le lezioni inclusive. Guardate questo video fatto da una mia corsista. Kandinsky era un pittore, dipingeva con i colori. Per Kandinsky i colori sono musica e sentimenti. Il giallo indica gioia e suono della tromba. Ecco, questa mia corsista del corso di specializzazione si è cimentata nel spiegare la rappresentazione del colore di Kandinsky, che non è, direi, un argomento disabile, anzi, è per dire una lezione inclusiva. Questo è Chennai, un ragazzino extracomunitario che ha trovato un enorme giovamento. Sono dei video che si possono cliccare e vedere, sono su YouTube, e lui racconta la sua storia. In 3 anni ha imparato a parlare dal singalese all'italiano, grazie alle immagini. Questa è una bambina down che grazie alle immagini va a uno step più alto di comprensione del testo e fa matematica. Questo è Robertino che ti fa il riassunto del libro per immagini. E se non ci bastano le immagini, c'è un sito Simboli per tutti che vi aiuta. Adesso andiamo a vedere cosa ci ha lasciato Oscar a proposito di Simca. Allora, Oscar mi ha incaricato di parlare a proposito di Simca, il sito di... eccolo qui, cliccate qui, andate su Simca, l'ambiente demo, fate delle prove, vedete come funziona, è un programma, diciamo un'applicazione fantastica. Il gruppo che lo sviluppa, l'ho già detto, è Open Lab Asti, anzi faccio vedere, ecco, giusto per capire come funziona, appena si arriva all'ambiente di login, io entro con un login dedicato, ma chi fa gli user di prova entra con un user qualsiasi. Vedete, è già diviso per la tipologia di ingresso. Vado a cercare i miei lavori, giusto per fare un esempio, così vedete velocissimamente, vado a cercare i miei lavori nella database. Per esempio questo, il computer come funziona, adesso vedete, questa è una cosa che ho già scritto, questo menu serve per scrivere, quindi lo so, il computer è bello, ecco vedete, basta scrivere, se la rete è veloce, prestante, il risultato c'è immediatamente. Si può ascoltare benissimamente. Vedete, c'è un'evidenza, c'è un ambiente di controllo delle voci, della velocità e addirittura posso ascoltare cliccando sopra o selezionando quello che mi serve. Ecco, per capire, poi l'ambiente type, l'ambiente tipografico che permette l'esportazione in PDF. Io esporto immediatamente in PDF e poi creo quelle tavole che avete visto, posso mettere sul sussidiario per immagini. E è un programma, è fantastico perché permette veramente di esprimere una potenzialità comunicativa, a mio modo di vedere, immediata. Vedo nei corsi di formazione, ormai sono quasi 1000 gli utenti di prova e una cinquantina di comunità che lo usano. È fantastico, anche perché tanti avevano usato Ara Word. Come dicevo, e non mi ripeto, il sistema simbolico è quello di Arasak. L'idea è creare una organizzazione collaborativa per gruppi perché facilita la realizzazione delle cose. Una scuola ha un suo ambiente dove ha delle immagini comuni, l'ingresso, la segreteria, le scale, il giardino, il paese più... e poi ha delle zone di immagini personali. Quindi ci si può logare su Simca con una tipologia cooperativa e collaborativa. E questo permette una
facilitazione nell'acquisizione dei database personali, ma anche un usufrutto dei database personali che si implementano man mano che vengono utilizzati e si arricchiscono di significato personale, perché fare la foto della scuola, che è la tua scuola, è ben diverso di una scuola generica, oggettiva. Quindi, il fatto che stia sul web, come ha messo in luce in questa diapositiva Oscar, facilita moltissimo la circolarità didattica, scuola, terapista, ragazzino, insegnanti, famiglia che vede le cose, le ascolta, le può stampare e le può, come dire, condividere con il gruppo di lavoro attorno al bambino. Questo si può fare perché è sul web, perché è Creative Commons, perché non c'è bisogno di acquisire licenze, ma di implementare impegnandosi nel sistema. Quindi, questo è fantastico, la didattica a distanza anche in una scuola, in ospedale, un bambino che fosse per qualche motivo in una degenza protetta potrebbe logarsi e cooperare con la maestra, con l'insegnante, con i genitori, non sentirsi abbandonato. Come si sostiene SINCA? Si sostiene con crowdfunding diffuso, grazie a Italia Linux Society abbiamo raccolto circa 8.000 euro e a alcuni CTS che ci hanno dato, anche quello di Roma che ci ha dato questo spazio, un grande aiuto economico. Dico ci perché è una cosa condivisa, non c'è un padrone e il nostro obiettivo è che resti sempre open source e libera utilizzata da tutti. Molti CTS, non mi ricordo quali, per cui sto zitto perché sennò qualcuno lo lascio indietro, ma 4-5 ci hanno già dato qualche denaro. Il MIUR ci ha finanziato con una significativa somma, ultimamente non c'è neanche il logo perché non abbiamo avuto tempo di metterlo, ma proprio è questione di giorni, si è reso conto della forza e dell'importanza di questo strumento. In futuro noi speriamo che la comunità che sta attorno, che ormai è di migliaia di persone, possa finanziare con un piccolo contributo e renderla autoreferente in qualche modo. Se poi c'è un finanziamento continuativo dal MIUR perché evita. Perché insomma bisogna presidiare anche il sito, evitare che ci siano attacchi virali e così via. Oggi SIMCA, solo in una fase diciamo ancora di prova e di rodaggio, siamo già intorno agli 860-900 progetti, 50 comunità di scuole che ci lavorano e come dicevo quasi 10.000 hanno scaricato Araware, per cui è una cosa molto conosciuta. Pensiamo che per aprile possa essere online in maniera definitiva su server professionalmente capaci di gestire migliaia di accessi quotidiani. Perché il problema di questi sistemi web è che devono avere una quantità di traffico capace di sostenere, se no uno scrive a casa e aspetta 2 minuti che arriva a casa e crede che sia rotto, in realtà è in coda. Ecco perché è stato un po' rivisto il sistema, però è molto molto buon punto. So di non aver detto tutto, so di essere stato parziale, mi scuso con voi, ma credo che comunque è una sollecitazione che in un convegno del genere, vista anche la mole di persone che ci stanno seguendo nelle scuole, insegnanti e tanti ragazzini che magari non arrivano all'ambiente riabilitativo, alla diagnostica, non so, ma sono nella scuola e hanno bisogno di una facilitazione comunicativa, chiamiamola così più che comunicazione aumentativa. L'immagine è un potente strumento di aiuto per bambini extracomunitari, bambini con problemi complessi della comunicazione, ma anche non tanto complessi, ma dove l'immagine può aiutarli. Ecco, SIMCA, Araware si collocano in questo settore e in ambiente riabilitativo io credo che il riabilitatore potrà farne quello che vuole usando questo strumento con la flessibilità professionale che è in grado di utilizzare, magari non sul web, sulla carta o come vuole lui. È gratuito e noi vogliamo che resti così anche per il futuro, anche perché le immagini che usa sono rilasciate con quella licenza lì. Francesco Fusillo, per questa piccola guida, credo anche molto artigiana e fatta in qualche modo, ma però credo di aver lasciato lo stesso delle informazioni che chi vorrà approfondire potrà farlo. Vi ringrazio dell'ascolto, scusate la velocità. E buon proseguimento di convegno che dal titolo e dai contenuti e dalle presenze sto vedendo che deve essere fantastico. E buon lavoro.